Ciao a tutti, anch'io mi unisco al progetto Le Parole per Dirlo, un'iniziativa benefica a sostegno di Piano Terra Onlus e oggi vi leggerò la riflessione personale di Agnese Valsecchi che ci scrive dal lago di Como, di preciso da Pianello dell'Ario. 8 aprile 2020. Da quando sono a casa ho sognato più di quanto abbia mai fatto, a occhi aperti, a occhi chiusi. Mi sono concentrata a lungo sul voler scrivere storie di mondi fantastici, alternativi al mio, e ho ignorato di avere davanti qualcosa di molto più potente, la realtà. Una realtà che per la prima volta nella mia vita mi rendo conto di non riconoscere più. Questa è anche la prima volta che ho paura, una paura viscerale, una paura vera. Non come quando alzi lo sguardo e vedi un ragno sul soffitto e cerchi disperatamente un libro, una ciabatta per difenderti e scacciare la paura. Questo è qualcosa di incomprensibile, invisibile e astratto, eppure così reale. Non c'è un modo giusto di affrontarlo, non c'è un modo sbagliato. Non c'è un esempio da seguire, o forse ce ne sono troppi, non c'è una certezza, nemmeno una. Io vivo questa situazione sconosciuta dalla mia scatoletta, dal mio piccolo mondo perfetto e confezionato. Apro gli occhi e vedo il mio lago, che è quello di sempre. È solo più silenzioso. Non ci sono windsurf e barche a vela che punteggiano la superficie dell'acqua, che è invece increspata dal vento, come sempre, ma ora non trovo ostacoli. Tutto è come prima, ma tutto è un po' diverso. Ho perso il conto dei giorni passati tra la mia stanza, il salotto, il tavolo da pranzo, la cucina e ultimamente da quando il sole ha ricominciato a splendere, perché lui non lo sa che c'è il lockdown. Ho scoperto di avere un terrazzo e mi sono praticamente trasferita lì. Nei giorni di pioggia sembrava tutto più facile, il tempo mi giustificava a stare a letto, ad essere triste, a non avere voglia di fare niente, a concedermi di vivere per un po' in uno stato di immobile indifferenza. Poi è arrivato il sole, ha cambiato tutto. Perché il sole è così, non ha paura di sbatterti in faccia la realtà e non puoi fare altro che affrontarla in qualche modo. E allora ecco che torna la paura, la senti sulla pelle, mischiata al calore dei raggi da sole. E allora ecco che torna la paura, la senti sulla pelle, mischiata al calore dei raggi solari. È una sensazione spaventosa, ma quando pensi a quando tutto finirà e quando potremo tornare a incontrarci in paese per l'aperitivo, a pianificare viaggi, a fare progetti per il futuro, sembra di riconoscerla questa paura. Quel nodo alla gola che sa di ansia e di attesa, lo stato di infatuazione, di incanto, con le farfalle nello stomaco, l'immagine di tutto ciò che farai nella testa, l'amore per il nostro mondo, per la nostra vita, quella di sempre, per le persone, quelle che non possiamo vedere, quelle che ci sono vicine, quelle che non conosciamo ancora e quelle che non conosceremo mai, quelle che non ci sono più nel cuore. È come se avessi un'enorme e incurabile cotta per il mondo e ne sentissi la mancanza e non vedessi l'ora di poterlo rivedere, di poterlo salutare, questo quando scendo dall'autobus, quando atterra un aereo, quando mangio nel mio ristorante preferito, quando rivedo un amico, quando torno in università e mi siedo al posto di sempre, perché, devo ammetterlo, mi è mancato tutto questo. Mi mancano tutte le piccole cose che non ho mai notato. Mi manchi tu, chiunque tu sia, che cammini per strada e chissà dove vai. Mi mancano i nostri sorrisi, il parco affollato e la birra seduti sul prato. La metro che puzza non mi manca, ma mi manca prenderla per arrivare a casa, buttarmi sul letto, guardare il soffitto e tirare un sospiro di sollievo, perché non c'è più nessun ragno a farmi paura. Questa era la riflessione personale di Agnese Valsecchi. Le parole per dirlo, le parole per farlo.